Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del Resto del Carlino, e questo è un nuovo episodio del podcast Il Resto di Bologna. Dicevo l'altro giorno che il mio sogno sarebbe stato un piccolo sogno, arrivare, non so, a New York, a Londra, a Parigi, vedere della gente che gioca al tarocchino bolognese, ecco. Coprirsi il matto, salvare il begato, rompere criccone, strisciar trionfi, far sequenza e scavezzare la grande. Altro che cazzare la randa. Le frasi ricorrenti del tarocchino bolognese sono stupende, anche se meno conosciute dei termini velistici, e ci introducono a un gioco di carte con i natali che si perdono nel XIV secolo sulla via che da Ferrara porta a Bologna, ma con un'evoluzione che ha trasformato la carta, già mutamento del tarocco originale, in metodo divinatorio. Il tarocchino bolognese e il tarocco in generale da sempre affascinano gli studiosi. Un bravo cartomante può leggerti il futuro, perché è già scritto nell'inconscio di ogni persona, scriveva Carl Gustav Jung, che conosceva e apprezzava le carte dei tarocchi come una sfilata di archetipi, tutti in grado di dire qualcosa sull'inconscio non solo della persona, ma anche della collettività. La potenza delle immagini degli arcani maggiori lo affascinava e sentiva che potessero racchiudere verità più profonde di quelle percepibili nella vita quotidiana. Ma dalla sua nascita, che ha origini molto antiche e fino alla fine del XVIII secolo, il tarocco è stato usato esclusivamente per giocare. Poi qualcosa è cambiato ed è iniziata l'era dell'acquario, come ci racconterà più avanti Maria Luigia Ingallati, una maestra bolognese d'adozione che si è innamorata del nostro tarocchino quando è arrivata sotto le due torri un po' di decenni fa e ne ha tratto tutta l'essenza oracolistica possibile, forgiando anche un suo metodo di predizione e il suo mazzo di carte, dipinto a mano e con caratteristiche ancora una volta personalizzate. Ma ecco un po' di biografia del nostro tarocchino. La prima presenza accertata a Bologna del tarocchino risale al 1459, ma è molto probabile che il gioco fosse già diffuso nella città a partire dal 1435 e che la sua creazione sia databile anteriormente al 1420. È un mazzo regionale di tarocchi che comprende solo 63 carte, 62 tradizionali più un jolly, invece di 78. Ecco come lo descrive in un servizio televisivo passato su Telesanterno parecchi anni fa Girolamo Zorli, un signore di cui parlerò dopo. Il tarocchino bolognese, così come lo giochiamo adesso, è composto di 62 carte, 10 carte di seme tradizionale e 22 trionfi, che sono la cosiddetta scala grande, che sono conosciuti anche come arcani, ma in realtà sono trionfi. E questo quinto seme fu applicato al normale mazzo di carte da briscola ai primi del 400, probabilmente alla corte di Milano, come briscola, per dare il taglio, per dare la possibilità di tagliare sugli altri semi. L'iconografia di questi trionfi è particolarmente bella, ha ispirato nei secoli decine di pittori, ha ispirato poeti. Il gioco è antichissimo, il gioco che noi adesso stiamo giocando è esattamente lo stesso gioco che giocavano nelle osterie dell'università bolognese a metà del 500 o nelle corti opulente di Milano e di Ferrara ai primi del 400. Dicevo prima degli studiosi appassionati e non posso non introdurre Sir Michael Dummett, filosofo inglese e noto studioso della storia dei giochi di carte ed in particolare dei tarocchi. Ormai da circa 12 anni di partito, che venne a Bologna nel 1997 per plaudire la fondazione dell'Accademia del Tarocchino Bolognese, di cui Zorli, che nel 92 pubblicò Il Tarocchino Bolognese, da poco riedito da Pendragon, è socio fondatore. L'associazione di volontari preserva il valore culturale del mazzo e il gioco, espressione ludica che ha rischiato l'oblio dopo i furori anni 70 alimentati da Guccini e il suo giro di compari giocatori, ma che recentemente è tornata in auge.
grazie anche al lancio nel mondo digitale in collaborazione con l'Università di Oxford. Dammett, che a suo tempo capitò da Vito e incontrò anche la studiosa Ingallati, pubblicò Il mondo e l'angelo, il primo studio scientifico e documentato sui tarocchi, dove c'è posto anche per una storia del nostro bolognesino. Il più antico riferimento accertato a carte da tarocchi a Bologna risale al 1459, quando un mazzo di tarocchi risulta fra gli oggetti rubati a un mercante in una rapina. Questa data, di 17 anni posteriore al primo accenno ai tarocchi a Ferrara, è coerente con l'ipotesi che il gioco si sia diffuso da Ferrara a Bologna nel 1435 o poco dopo. Esistono tuttavia due indicazioni estremamente problematiche di una sua presenza molto più antica a Bologna, così scriveva Dammett. E allora, una riguardava San Bernardino da Siena, che nel 1423 predicò a Bologna un sermone di quaresima contro i giochi. Dopo il sermone, la gente portò oggetti da gioco, dadi, tabelle da tavola, reale, carte, in piazza davanti alla chiesa di San Petronio e ne fece un falò. Fra gli oggetti destinati al falò vengono elencati triunfales carticelle, cioè carte da tarocchi. L'altra vuole che il tarocchino bolognese sia stato inventato da un nobiluomo, il principe Francesco Antelminelli Castracani Fibbia, nato nel 1360 e morto nel 1419, rifugiatosi a Bologna alla corte dei Bentivogli agli inizi del XV secolo. L'archivio dei Fibbia andò purtroppo distrutto in un rogo avvenuto nella sagrestia della chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, dove la famiglia lo aveva depositato, per cui delle sue gesta non è rimasta alcuna testimonianza certa, se non un celebre ritratto che si trovava all'interno del Palazzo Fibbia in via Galliera 14, scomparso anni fa e mai più ritrovato. Nell'opera, dipinta nel corso del Seicento, è raffigurato un uomo in piedi accanto a un tavolo dal cui bordo cadono alcune carte di un mazzo di tarocchi. Anche il nobiluomo tiene in mano delle carte, mostrandole all'osservatore. Nella parte inferiore, quella del dipinto, si legge una lunga iscrizione nella quale il personaggio viene definito inventore del gioco del tarocchino bolognese. Questo ritratto è stato comunque fotografato, per fortuna, ed è anche divenuto copertina di vari libri. Nonostante l'incertezza sulla loro origine, la storia dei tarocchi a Bologna può essere ripercorsa senza difficoltà dalla fine del XV secolo ai giorni nostri. Letteratura a tal riguardo se ne trova tanta e deve aver appassionato anche Lucio Dalla e Francesco Guccini, che si sfidavano da Vito. Il maestrone poi venne incoronato presidente onorario dell'Accademia del Tarocchino Bolognese quando fu fondata per divulgare il gioco, insegnarlo e praticarlo. Eh beh, Bologna di sera si può andare in tanti posti, noi per giocare a carte veniamo da Vito. Se vogliamo invece divertirci proprio con le carte giochiamo a tarocchi, questo antichissimo gioco bolognese, lo si giocava in tutta Italia, perché ci sono tarocchi siciliani, ci sono tarocchi piemontesi, ci sono le minchiate fiorentine, ci sono i tarocchi veneti, tarocchino milanese. È rimasto soltanto in Piemonte e Liguria, in poche zone del Piemonte e della Liguria e a Bologna. Ed è molto diverso perché il tarocco bolognese è molto più difficile da giocare, molto più complesso. Io direi che è uno dei giochi forse più difficili del mondo. Ed eccoci arrivati al salto evolutivo del nostro tarocchino. I tarocchi furono grande strumento di oracolismo tra la fine del Settecento e la metà dell'Ottocento. Jean-Baptiste Alliet, meglio noto come Etella, fu il primo che divulgò la divinazione con i tarocchi a un vasto pubblico, eravamo attorno al 1785, e fu perciò storicamente il primo cultista conosciuto che divinò professionalmente coi tarocchi. Questa fine di secolo corrisponde al passaggio storico-culturale dall'illuminismo al romanticismo,
dove si mette in evidenza il ripudio della ragione illuministica che analizzava le idee e riconduceva tutto all'esperienza, e dove si afferma che la ragione è incapace di comprendere la realtà profonda dell'uomo, dell'universo e di Dio. Il romanticismo, perciò, è un indirizzo culturale che esalta il sentimento e riscopre la natura come forza onnipotente creatrice di vita, e al contrario del razionalismo illuministico, che disprezzava i miti e le superstizioni, rivaluta il soprannaturale, il fantastico e il visionario. Cerca la magia non negli oggetti, ma nell'attività inconscia dello spirito. In tale contesto di idee si afferma la cartomanzia del tarocco bolognese, che ci racconta Maria Luigia Ingallati, il cui primo libro risale al 2000, Il tarocco bolognese, l'arte della cartomanzia dall'antica tradizione popolare ai giorni nostri. Il tarocchino bolognese diventa proprio divinatorio qua con l'arrivo di Napoleone Bonaparte a Bologna durante il ventennio che Napoleone occupò Bologna, e siamo nel momento che dall'illuminismo cambiamo al romanticismo, per cui c'è anche un cambiamento di idee, e il romanticismo valuta più il sentimento, il cuore, mentre l'illuminismo il raziocinio. E Napoleone in Francia c'era già la cartomanzia, esisteva già questa cartomanzia, e Napoleone quindi portò il Marsigliese a Bologna, e le belle dame bolognesi si unirono con le belle dame francesi e cominciarono a fare le divinazioni col tarocchino, anche perché questo tarocchino che era già, si vedeva già dal 1360 circa, sia per verso Ferrara che a Bologna, e poi ne abbiamo una prova di questo conte via Carriera. Però era le stampe, addirittura le stampe venivano anche dal regno di Napoli, infatti anche a Napoli, che io ho fatto dei corsi anche a Napoli, si trovano queste stampe, le prime stampe del tarocchino bolognese del regno di un editore di Napoli. Sono state, quando ho scritto il primo libro nel 2000, il tarocco bolognese, fui visitata da un appassionato di tarocchi che era un professore dell'Università di Oxford, Sir Michel Dumier, che era anche cioè lui era il presidente dell'Accademia del tarocchino bolognese, che si giocava a carte, giocavano a carte, però lui amava tutti i tarocchi e mi visitò. Poi uscì il Carlino, nel 2014, mise anche questo, ce l'ho nel libro, che dice che la cartomanzia forse è nata a Bologna e non in Francia, perché in pratica Napoleone Bonaparte, che portò via tante cose, portò via anche la cartomanzia da Bologna. Quindi è molto probabile, appunto io ho scritto poi il libro, questi libri li scrivo vari, perché vorrei che il tarocchino bolognese nel mondo della cartomanzia fosse il primato e non il marsigliese. Per me dovrebbe essere il primo del mondo, perché con questo tarocchino bolognese, col mio metodo, ma si vede anche, prima è venuta una signora, si vede tutto, anche a livello anche le generazioni, la genetica delle persone, quindi le malattie, cioè è un tarocco fantastico, che, quindi troviamo tutti gli archetipi di Jung, il conscio collettivo. Maria Luigia Ingallati ha ideato quindi il suo metodo. In cosa consiste? Il mio è un metodo che scrivo nel libro, molto chiaro, nel primo secondo che ha avuto successo in tarocchi parlano, che li lasci parlare, e poi ha proprio una metodologia sempre sulle antiche tradizioni popolari, che si vada, che c'è le tre stesse che facevano le antiche cartomanti, poi l'analisi del carattere, che poi non dicevo in bolognese cosa intenta, cosa calpesta, quindi ripeto anche con questo. In più io poi ho voluto intensificare anche i tempi che loro non davano,
e loro davano un futuro generale, ti sposerai, succederà questo, avrai dei figli, eccetera. Beh, io invece ho voluto dare anche i tempi, ho voluto fare un'analisi del carattere, un confronto di coppia. In pratica ho molto fatto le combinazioni, intanto io grafologa, nella grafologia sono molto importanti le combinazioni per capirne le scritture, la grafia delle persone, il carattere, e quindi mi sono basata anche sullo slancio vitale, che la stessa grafologia dicono che esiste questo slancio vitale, queste lampi tali dentro di noi, per cui le grafie sono diverse l'una dall'altra, quindi muovendo anche queste carte esiste il movimento, lo slancio vitale, per cui le carte formano dei pensieri, dei concetti. Quindi... Infine sono curiosa, cosa vogliono sapere le persone in particolare? Di tutto, vengono sia per questioni d'amore, sia per questioni di lavoro, sia per questioni di salute, però quando entro nei particolari che vanno a sapere anche delle cose sciocche, ho perso questo, vedi se lo ritrovo, mi dà un po' fastidio, perché il mio secondo libro, I tarocchi parlano, no? Le carte bisogna lasciarle parlare. Non so, c'è una signora l'altro giorno mi ha chiesto del figlio, invece è venuto fuori, dico ma io ti ho chiesto di tutti, io però qui vedo una storia d'amore per te, e lei è caduta dalle nuvole perché non si aspettava nessuna storia d'amore. Invece poi dopo mi ha telefonato dicendo che ti era successa questa storia d'amore lì. E quindi ti parlano, come dice Luke, il simbolo più veritiero, appare all'improvviso, quanto meno te lo aspetti. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast del Resto del Carlino.